Ha costruito una mini casa per un ospite insolito che è entrato nella sua vita all'improvviso. Una sera Dazza, un giovane appassionato del fai da te e della tecnologia 3D, ha notato una raganella australiana spuntare fuori dalla cancellata del suo giardino e ha pensato che quella piccola creatura avesse bisogno di un posto riparato dalle intemperie. Dopo aver guardato dei tutorial su YouTube, ha impiegato circa una settimana per progettare la mini casa e ha terminato il lavoro in 14 ore, realizzando l'edificio in miniatura con una stampante 3D. Ma il primo risultato non ha soddisfatto completamente le sue aspettative. We hated it. Così Dazza ha iniziato a immaginare qualcosa di più di una semplice mini casa. Busted out these walls, added a patio, made a pool and project liked it. Per raccogliere qualche consiglio in più, Dazza ha condiviso la sua esperienza sui social e la sua storia ha ottenuto milioni di visualizzazioni, coinvolgendo davvero tantissime persone. Attraverso un sondaggio, Dazza ha dato il nome Frodrick alla raganella, ma soprattutto, accettando i consigli dei più esperti, ha scelto i materiali giusti per ideare nuovi comfort da aggiungere alla sua creazione, in totale sicurezza per la piccola creatura. Ad esempio, poiché la pelle delle rane assorbe facilmente agenti chimici dannosi, Dazza ha dipinto la mini casa con una vernice atossica bianca per proteggerla dai raggi solari. E per accogliere la raganella in un ambiente più invitante, l'ha improfumato con l'odore del suo giardino. Dopo tutto questo lavoro, la mini casa è diventata una vera e propria mini villa. E il prossimo passo sarà quello di trasformarla in una struttura interamente biodegradabile. Then I found out I can get this stuff called PLA Plus locally, which, it turns out, is 100% biodegradable. Per capire se la piccola raganella fosse soddisfatta della sua nuova vita, Dazza ha installato una telecamera H24 per studiare i suoi comportamenti. Col passare dei giorni, Dazza ha ricevuto una sorpresa inaspettata, dopo che un'altra raganella ha iniziato a fare visita a Frodrick ogni giorno. Dazza si è ritrovato la piscina della mini villa piena di uova fecondate, pronte a dare vita a tante altre raganelle. Oggi il giardino di questo giovane eroe delle raganelle ospita tante altre specie, come una mamma di opossum e suo figlio, per cui Dazza sta già pensando di progettare una nuova casa. Solution to help possums living everywhere. A couple of days ago, a people of Frodrick sent me in this photo of a possum struggling on a hot day in a roof space. Questa storia ci insegna che ogni singola specie è un valore per questo pianeta e ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa per tutelarla e rispettarla. Cheers, guys. See ya.